Ciao e benvenuto ad un altro video della rubrica dove ti mostro come creare un portafoglio clienti da 0 a 500.000 euro. Come vedi, questa sera non ho avuto la possibilità di fare il video in studio e quest'oggi questo video è dedicato a tutti coloro che attraversano nelle loro varie professioni, ma soprattutto mi rivolgo in questo caso agli assicuratori, ma mi rivolgo anche ai miei clienti o potenziali tali, quindi ai clienti di tutto il mondo. Mi rivolgo appunto a tutti coloro che attraversano dei momenti difficili nella loro professione. E ringrazio in particolare il mio maestro, il mio coach, che mi ha dato le energie e la forza di fare questo video quest'oggi. Perché parlo dei momenti difficili e dei momenti di difficoltà e del come superare questi momenti? Beh, parlo di questa situazione perché nello specifico per me è un periodo molto molto complicato. Non a livello di salute, ci mancherebbe, sono fortunatissimo da quel punto di vista fino ad oggi, faccio gli scongiuri del caso, non si vede ma mi tocco come fanno tutti i miei clienti, quindi le corna. Ma quindi che cos'è di difficile? Professionalmente va male? No, assolutamente no, professionalmente va alla grande, anzi mi verrebbe da dire alla grandissima. E allora che cos'è, Daniele, che va male? Ti starai chiedendo probabilmente. Quello che va male è che nel momento in cui aumenta il fatturato, aumentano i contratti, aumentano le polizze, aumentano le relazioni da intrattenere con le persone, e io amo veramente intrattenere le relazioni con le persone, e più relazioni ci sono, più mi diverto, meglio è per me. Quali sono i problemi che si possono venire a creare? Il tempo. Quindi non ho sempre il tempo, purtroppo, per gestire le pratiche come vorrei, e quindi a livello qualitativo con una qualità sempre alta, sempre con la massima disponibilità verso tutti i miei clienti, perché tutti quanti, dal primo all'ultimo, da chi ha solo una polizza a chi ne ha 10, tutti davvero meritano il massimo della mia disponibilità e professionalità e la massima attenzione in ogni momento. Quindi le difficoltà quali sono? Sono che i clienti, magari che mi conoscono da un po' più tempo, vedono che io sono un po' più assente, tra virgolette, o magari non riesco sempre a rispondere e a dare quel servizio qualitativo che ho sempre dato. Quindi questo per me è un problema. Come fare per ovviare a questo problema? Bisogna avere una rete di persone, di colleghi, di amici, di parenti, di collaboratori, di conoscenti, veramente con le palle, con la P maiuscola. Quindi bisogna sempre avere un sostegno. Nel mio caso sono fortunato, sia per la mia compagna che per i miei familiari, che per gli amici che magari condividono i problemi con me, e quindi magari gliene parlo ogni tanto. Sono uno di solito restio dal parlare dei problemi, ma a volte capita che anch'io mi sfoghi con qualcuno, per fortuna, come è normale che sia, anzi ti consiglio di farlo davvero. E il mio maestro, come ti dicevo prima, Christian, che mi ha dato la forza di fare questo video quest'oggi. Come superare i momenti difficili nella tua professione, in questo caso se sei un assicuratore? Prima di tutto, qual è il problema? Scrivi su un foglio quello che è il problema. Nel mio caso era il tempo. Quindi ho scritto sul mio bel foglio, non posso fartelo vedere adesso, il problema tempo. Qual è la possibile soluzione, o quali sono le possibili soluzioni? Ho scritto come possibile soluzione portare dalle 24 ore alle 48 ogni giornata, ma questo non è facilmente risolvibile e qualcuno lassù probabilmente non è d'accordo con questo. Quindi ho detto, questa qui la scartiamo. Un'altra possibile soluzione qual è? Ridurre al minimo la tempistica per le cose superflue. Quali sono le cose superflue? Ci sono delle pratiche dove magari vado a perdere tanto tempo. Pratiche dovute magari al recupero di documenti, quindi devo stare più attento a recuperare prima tutti i documenti di cui ho bisogno, perché sennò poi a posteriori mi vengono chiesti e quindi devo fornirli. E poi nella gestione di alcuni clienti, ci sono dei clienti che mi fanno magari molte domande e magari in più momenti della giornata o in più giorni. L'ideale qual è? Ho detto, ma magari una possibile soluzione può essere vedere questi clienti che hanno più dubbi una volta ogni due, ogni tre mesi, in un appuntamento magari di mezz'oretta, un'oretta, e risolvere lì in quel momento attraverso una consulenza mirata quelli che sono le difficoltà o le situazioni che vanno gestite per questo tipo di situazioni. Così facendo evito di portare o interrompere più volte durante le giornate
le altre pratiche e le altre gestioni a livello contrattuali che sto facendo, le altre trattative. Scusatemi se qui è un po' buio, ma sto passando in un momento serale. Vediamo. Ok, accendo la luce così dall'alto c'è una luce in più. E poi come superare quindi queste difficoltà? Beh, una volta che hai scritto quelle che sono le possibili soluzioni, devi smetterla, e qui il tono è un po' duro, ma bisogna davvero smetterla di lamentarsi senza voler far nulla. Sento tantissime volte, troppe volte, più persone lamentarsi del loro lavoro, di alcune situazioni, della famiglia, e poi non fare niente. Ecco, io non sono questo tipo di persona. Quindi ho detto, caro Daniele, devi smetterla di lamentarti di questa gestione sbagliata del tempo. È chiaro che ci sono delle situazioni che non possono dipendere solo da noi, ma ci sono delle variabili impazzite che dipendono dall'alto o da altre persone. Ma che cosa si può fare anche in quei casi? Basta lamentarsi, vai a trattare direttamente con la persona, se è una persona, o vai a verificare la casistica nello specifico del come fare. Quindi scrivi il problema, scrivi le possibili soluzioni, scegli una strada, rimboccati le maniche, contornati il più possibile di persone positive e chiedi consigli, se possibile, a persone che anche loro, magari anche in campi diversi, del come escono da queste problematiche, da questi momenti difficili, e vai, come direbbe il mio amico che mi prende in giro, cerca sempre di stare sulla cresta dell'onda e cerca di rendere sempre al top. A me non resta che salutarti. Questo era un altro video, come ti dicevo prima, della rubrica che ti dimostra come creare un portafoglio clienti da 0 a 500.000 euro, ma è utilissimo anche nella rubrica per i clienti o potenziali tali, occhio all'assicurazione. Ti auguro una buona serata, un buon ritorno a casa. Se hai già finito di lavorare, ti auguro semplicemente un buon tempo a livello qualitativo. Dedica sempre tempo e qualità, collega sempre il termine qualità al tempo. Il tempo libero che hai deve essere sempre qualitativamente alto nei confronti delle persone con cui stai, perché se abbassi la qualità, le persone difficilmente poi avranno il piacere e proveranno il piacere di stare con te. Ti mando un abbraccione e ci vediamo nel prossimo video.